Ciao ragazzi, vi parlo dalla Giordania, dal deserto. Prima di parlare con voi volevo dare priorità al mio amore Giovanna. Gio, qui è tutto a posto. Ci sono un po' di problemi logistici per quanto concerne il campo per la ricezione, perché abbiamo l'Appennina, dunque non è un problema, però qui è tutto a posto, l'organizzazione è abbastanza, anche nei miei confronti è abbastanza diciamo, mi è molto vicino, anche considerando un po' che c'è Vincenzo, si sta facendo le riprese eccetera eccetera, e poi sono molto ben visto, dunque non preoccuparti. Per quanto ci sentiamo tanto domani, ti mando un bacione intanto. Per quanto concerne il discorso tappa, oggi siamo arrivati alla terza tappa, ormai questo viaggio tutti aspettano il tappone di 86 km. Queste tappe sono tappe di assestamento, come dicono alcuni atleti, dunque non fanno testo. Fanno testo sì a livello mentale, a livello fisico, per assaggiare un po' le proprie forze. Però diciamo che la differenza, il risultato lo farà il tappone. Fine tappone si saprà veramente la classifica quasi definitiva. Oggi è stata una tappa forse la più dura, a parte il tappone, oggi è stata la tappa un po' più, la più dura delle quattro tappe in avvicinamento al tappone. Oggi abbiamo fatto, c'era di tutto, abbiamo attraversato dei canyon, abbiamo fatto arrampicata addirittura su questi costoni rocciosi bellissimi. Abbiamo trovato tantissima sabbia, poi abbiamo attraversato anche un lago salato, prosciugato, bellissimo, poi potrete vedere anche dalle immagini. Sono partito sempre con la stessa tecnica e tattica di ieri. Scusate se poi intanto mi impasto, ma sono un po' stanco, sono appena arrivato. La tattica mia è partire piano, oggi sono partito ancora più piano di ieri, ho fatto un nono posto in classifica della tappa. Oggi sono partito piano e sino al trentesimo ero sedicesimo. Dal trentesimo, una volta che abbiamo attraversato il lago salato, ho cominciato a vedere a distanza alcuni atleti e pian piano li ho risicchiati e penso di essere arrivato decimo o undicesimo. Diciamo che ho confermato un po' la tappa di ieri, è stato veramente massacrante, perché come potete anche vedere qui è molto arido, siamo a una temperatura di circa 37 gradi. Ormai qui si susseguono anche gli arrivi sino a notte, quasi a notte diciamo, gli ultimi arriveranno verso le 9, 9 e mezzo. Considerate che sono anche solo 36 km, quasi 37 km, però la tappa è molto dura. Adesso domani ci sarà la quarta tappa, diciamo sarà una tappa un po' più lieve, però il problema qui è il caldo, dunque bisogna gestire molto bene le forze, bere in continuazione, possibilmente cercare di non avere problemi di stomaco, dunque sto cercando un po' di dosare. Inoltre mi siete molto di conforto, perché ci sono dei momenti che veramente ho delle crisi, come ce li hanno tutti, ma a differenza degli altri ho un po' di benzina in più degli altri, perché ho voi che mi state seguendo e anche a te Gio che mi segui tutti i giorni. Un saluto dalla Giordania, ci sentiamo domani per il prossimo tappone. Ciao, grazie, forza Sardegna.